Ciao, benvenuta e benvenuto in Consapevolmente Connessi. Oggi ti parlo del perché investire nella connessione empatica con il target accelera la crescita e la qualità del business. Il target riveste un ruolo non solo strategico, ma cruciale nell'evoluzione del business. Ma identificarlo e profilarlo non basta più. Serve entrare in una connessione profonda e costruire un patto di fiducia leale attorno al quale entrambe le realtà si sentono legate. Questo aspetto è necessario per la creazione di community solide che condividono valori, attività e fatti identificabili attraverso dati condivisi. Prima di addentrarci però nell'approfondimento di oggi, ti voglio dire benvenuta, benvenuto, bentrovata e bentrovato qui in Consapevolmente Connessi e ringraziarti per il tempo che dedichi all'ascolto, ai feedback, alla condivisione e al suggerire l'iscrizione a chi ritieni possa averne interesse o necessità. E voglio naturalmente condividere con te l'esperienza di corsi, consulenze, attività di analisi e di lavoro rispetto all'identificazione e al miglioramento del business attraverso l'analisi del target e la costruzione di connessioni empatiche. Come sempre per me, le persone con le loro unicità sono al centro della comunicazione, dell'attenzione e della costruzione di qualsiasi strategia. Perché, come amo ricordare sempre, dietro ad un monitor c'è una persona che compie un'azione di fiducia. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare, e più il target è omogeneo identificato, più efficace sarà l'identità del brand e della community che si crea proprio attorno ad esso. Quando abbiamo intrapreso questo percorso con enti, istituzioni, pubbliche amministrazioni, aziende, attività commerciali, hotel, i benefici economici e reputazionali hanno generato una crescita importante e impattante trasversalmente a vari ambiti. Uno su tutti, la fidelizzazione, che ha permesso proiezioni economiche, maggiore stabilità e un'ottimizzazione di tutti i flussi e processi, riducendo i tempi di lavoro e diminuendo le frizioni. Naturalmente i benefici sul posizionamento di brand sono assolutamente impattanti. C'è una frase che amo ripetere spesso: nulla è dovuto, nulla è scontato. Coltiviamo la gratitudine e ci deve guidare costantemente proprio nella costruzione della nostra comunicazione, delle strategie di marketing e naturalmente nelle conversazioni proprio con il nostro target. Perché la fiducia è una grande opportunità che ci viene data e il nostro dovere è quello di non tradirla. Ricordati di lasciare il "si è sempre fatto così". Se partiamo da questa visione, la connessione empatica, che trasformeremo in aderenza, diventa la nostra bussola attraverso la quale andare a costruire servizi, prodotti, conversazioni, strumenti, ma anche nuovi spazi fisici e un redesign di tutto ciò che mettiamo a disposizione e che ci lega con il nostro target. Si tratta di un investimento importante di energie ed economico, ma ad alto tasso di ritorno, un ROI importante nel medio-lungo termine. E se rimani con me fino alla fine di questo podcast, te lo spiego nei vari dettagli, ma prima voglio dirti e ricordarti che costruire questo percorso significa intraprendere un viaggio di ascolto, fiducia, umiltà e di capacità di lasciare andare.
abbandoniamo la frase si è sempre fatto così e abbracciamo l'ascolto attivo di chi realmente abbiamo di fronte, ovvero il nostro target, soprattutto quando parliamo di strategie digitali. Parola chiave di questo podcast: aderenza. Il digitale ci offre opportunità di ascolto incredibili, ma soprattutto di conoscenza del nostro target. Ma l'errore più frequente è non usarli appieno e non essere persistenti nell'applicazione. Gli strumenti di interazione sono incredibilmente utili, ma il fatto che non rispondano immediatamente fa desistere. Beh, al secondo tentativo. L'analisi delle statistiche è troppo complicato leggere tutto e si perde molto tempo. Oppure il contrario, report incredibilmente complessi e sondaggi e questionari troppo frequenti. Si assiste a tutto e al suo contrario. Ma less is more, e dunque puntiamo a ciò che realmente ci serve per entrare in connessione profonda e cogliere esattamente ciò che aderisce alla grammatica delle attese del nostro target. L'obiettivo deve essere raggiungere la perfetta aderenza tra il target ideale e il nostro servizio prodotto, tra le aspettative e ciò che offriamo, tra come lo desidera e come viene presentato, tra come ci percepisce e come siamo, e ancora tra ciò che abbiamo fatto per conquistarlo o conquistarla e ciò che manteniamo nel tempo. Più vi è aderenza e maggiori saranno i benefici. Ti lascio quindi con una serie di perché è importante investire nella connessione empatica con il target, o come piace definirla a me, l'aderenza, ovvero l'importanza di costruire relazioni solide e durature proprio come due superfici aderenti che generano un legame resistente. Quando le parti aderiscono con autenticità e valore reciproco, si stabilisce un fondamento stabile che favorisce la crescita sostenibile e il successo a lungo termine del business. Rappresenta dunque integrazione profonda e fedeltà reciproca, proprio come dicevamo poco fa. Un viaggio, dunque, consapevolmente connessi. Identificare il target ideale con le sue esigenze specifiche è la base dell'attività di crescita. L'errore più comune è basarsi sul target offline e replicarlo online. L'ascolto attivo attraverso analisi dei dati e strumenti di interazione ci permette invece di scoprire davvero molto. Come sempre, poiché il mercato nella maggior parte dei casi è omnicanale e oggi, ad esempio, con i pop-up store, fiere, eventi, anche gli e-commerce sbarcano sempre più spesso offline, dobbiamo mettere in relazione i dati. Ti invito ad usare le mappe concettuali anche proprio per questi aspetti. Trovi il podcast qualche episodio prima. Il target ideale ha sempre l'integrazione di caratteristiche tra fisico e virtuale. È fondamentale usare strumenti di integrazione e di interazione online offline. La conversazione in presenza è necessaria, sì, ancora e ancora, e ci porta ad un livello di connessione più profonda. Ho parlato dell'importanza del target nel mio libro Ufficio Stampa e Digital PR, la nuova comunicazione. L'esperienza di evoluzione sarà arricchente per entrambe. Una crescita costante in
qualità e gratificazioni economiche e reputazionali. Ad esempio, aumentano le recensioni positive, aumentano gli acquisti di servizi con una diminuzione delle frizioni e del processo decisionale. Costruire attorno al target ideale una comunicazione empatica significa anche rafforzare il legame, migliorare costantemente il messaggio, diminuire i rischi di washing, backlash, crisi reputazionali, favorendo invece la creazione di una community consapevole e responsabile. Una community consapevole delle proprie caratteristiche, del perché della propria esistenza e dunque dalla forte identità, e responsabile di mantenere in equilibrio tutto ciò che si è creato attorno. Ho parlato di community in maniera molto molto approfondita nel mio libro E-Learning, comunicare e formarsi online. Più l'identità è precisa e chiara ai membri della community, maggiore è il senso di appartenenza e di autoconservazione. Conoscere profondamente significa migliorare servizi, prodotti, attività e azioni, tra questi anche il customer care, che oltre a offrire la migliore esperienza diventa connettore di dettagli sempre più precisi da trasformare sistematicamente in azioni concrete e funzionali da restituire. Reciprocità costante significa fiducia, crescita, brand advocacy. Attenzione dunque a non trascurare un asset fondamentale della connessione empatica, ovvero la reciprocità data da risposte operative che testimoniano un ascolto attivo e un vero e proprio desiderio di aderenza. L'ascolto si trasforma dunque in operatività, azioni concrete, prodotti, servizi, attenzioni rivolte al cliente che confermano interesse. E poi ancora efficientamento delle campagne ADV grazie ad una caratterizzazione sempre più precisa in grado di impattare in maniera funzionale sia sulla creatività che sulla pianificazione del budget. Content creation efficace ed efficiente in grado di generare leads perfettamente in target. Ma questi sono solo alcuni degli aspetti che possiamo trarre come beneficio da interconnessioni significative, profonde e quindi empatiche con il nostro target. E potrei proseguire ancora per ore sui benefici. Pertanto, se questo argomento ti interessa, fammelo sapere, perché sarò felice di creare altri contenuti focalizzati sulla nostra relazione con il target, a beneficio naturalmente del business. Se vuoi approfondire l'argomento con me specificatamente sul tuo business, puoi acquistare consulenze e action research dedicate scrivendo a info@netlifesrl.com. E invece, se vuoi approfondire l'argomento da sola, da solo, in autoformazione e costruire la strategia di marketing e content marketing basata sulla relazione con il target, su Upskilling Digital Academy, l'Academy Digitale di NetLife SRL, troverai il corso giusto. Ma per semplificarti le cose, scrivi a info@upskilling.it per ricevere tutte le informazioni. Come sempre, ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua fiducia, ti aspetto nei prossimi podcast e ti abbraccio. Ciao! Thank you.